29 luglio noi stiamo andando alla festa, come si chiama? Gender Reveal di Zia Orni. Allora, oggi per noi è 29 luglio, io non lo so quando uscirà questo video, e oggi andremo a scoprire il sesso del bimbo o della bimba di mia cugina. E sicuramente quando uscirà questo video saprete già che mia cugina è incinta, già da qualche mese. E ovviamente io non vi ho detto nulla perché è lei che deve dirvelo. Quando saranno usciti tutti i suoi video, poi uscirà anche il mio, la nostra reazione, la nostra giornata, insomma, quello che abbiamo vissuto noi. Sono curiosissima di sapere se maschio o femmina mi sono vestita a tema, della sua festa, perché i colori, finito, perché i colori, che lei ha scelto sono rosa antico e verde, salvia. Quindi mi sono impazzita nell'armadio per cercare le cose, però mi sono vestita verde salvia e rosa, quindi se sarà femmina Invece rosa antico, se è maschietto verde salvia, perché mia cugina le cose è semplici non gli piacciono, è blu antico. blu antico, le cose semplici non ci piacciono a noi, vero cugio? Quindi per complicare la vita ho scelto questo, però io mi sono adeguata, ho fatto anche questa acconciatura molto stile nonna Gerarda, però calda, volevo essere carina, quindi ho pensato di fare questa cosa qua, sono ancora donne anni 20, anni 30, non so. Sono un po' la nonna oggi, però vabbè, oggi è andata così. Niente, andiamo a scoprire che cos'è. È maschietto o femminuccia? Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi. Mi tocca l'acconciatura. Ovviamente, se seguite mia cugina avrete già visto, già saprete di che sesso è, se non la seguite, lo scoprirete. Sono arrivata da mia cugina Ornella. Che meraviglia, sto girando due video in uno, speriamo di non rincoglionirmi, ragazze, di non mettere un pezzo di video nell'altro video, fare un casino. Comunque, che volevo dirvi? Perché ho appena girato l'altro pezzo di video. Niente, che sono arrivata da mia cugina, adesso mi ha chiesto di portargli anche i tovaglioli. Mare che è andato con i nonni, quindi verrà con i nonni. Andiamo a vedere. Sarà lui, sarà lei. Sto cantando questa canzone stamattina. Zio, tu cosa anche hai? Cosa? Maschio. Tu? Io, secondo me, il maschio, cosa però pensi? vorrei femmina. Ah, beh. Non lo so, non so. Perché io vorrei. No. È finito, boh. Ma se hai detto femmina, hai cambiato discorso adesso. Marek. Non lo usate il medio. Sicuramente femmina perché quello non è più. Quindi, mamma? Convincila, non c'è più, basta, oh! Sì, però siamo una cosa che ha sbagliato. Cos'è secondo te? Però te li do tutte e due. Non lo so, non lo so. Ma chi vince, cosa vince? Un pasticcino. Amore. No, no, lo fa. Femmina, femmina. Bravo, zio, mi ha femmina. Mi ha detto che esce già mia sorella. Mare, cosa dici? Maschio o femmina? Ah, esce già il bambino dalla scatola. Io dico maschio. Ok. Ma tanto Chiaretta sbaglia sempre. Infatti. Ma no, voglio, ma ho detto maschio. Ma femmina, grazie. Mare, tu cosa pensi che sia? Femmina. Maschio o femmina? Femmina. Me lo dice da ieri, mamma è femmina. Okay. Ah, sì, maschio. Io penso che sia maschio. Ma dov'è Claudio Mo? Aspetta. Chi manca? Aurora, tu hai detto femmina? No, come hai detto? No, sì, hai detto maschio. Maschio prima. Ho detto che secondo me è maschio, ma... Allora, secondo te è maschio? Come me. Io dico che maschio, voglio il maschio, vive il maschio. No, secondo te è maschio, e quindi mettiamo maschio. Come la ragiona come me. Secondo me è maschio, ma sono l'unica che vuole il maschio. Io potessi fare 10 figli, farei 10 maschi.
un altro. Allora, no, non mi ci vedo proprio, figlio. Mamma di femmine. Tocca Papino. Pensi sia femmina? Richiama il motivo sopra. Mi stai tagliando un tipo quando io penso. Più hai deciso che la facevi dei due. Mentre faceva, poi ci spieghi come posso decidere. Allora, io penso sia femmina, penso. Ma anche il maschio sarebbe contento allo stesso modo. Sei falsissima e non va bene. Mamma, dimmi amore. L'acqua. L'acqua, adesso te la dà nonna. Nonna, vedere l'acqua mare. È vero, penso sia femmina. La sensazione di una femmina. Però rifaremo il video se sia maschio. Voglio il maschio e penso sia maschio. Madonna santa. Fammi una circolazione. Va bene? Sì, fammi anche un maschio. Perché? È giusto, lei è la mamma. Ah no, perché sono la mamma, va bene, se no. Ce l'abbiamo tutti, cugino. Non è quello che vuoi, è quello ma che io è. Non ce l'ho. Io penso femmina, sì che ce l'hai. Sì. Cosa pensi tu, amore? Allora, mettiamo tutti femmina e tu, zia? Maschio e quanti femmine? Wow, tutte femmine. Mi serve un polsino, tata polsino. Mammi vieni. Polsini. No. C'è tante femmine, c'è la maggioranza femmina. Se esce maschio ci rimaniamo. Se esce maschio vinco qualcosa. Povero figlio, veramente sarà maschio. Dice mamma, però che cavolo. Rifacciamo il video. Ma proprio nella piano pianino. Non farà così. Ma è una unico? Sì, vai piano. Femminuccia. È femmina. Lui oppure sarà lei? Ma dai! Cioè, abbiamo perso 3 ore! Dai, forbici! Vai. Allora, chi cambierà più pannolini oltre la mamma? Quindi papà o Mirko? Non ho capito. Mi sa Mirko. Mi sa la mamma e basta. Kira! Kira! Ma davanti? No. Riferito a chi? Come ti vedi tra 10 anni? Riferito alla famiglia. Allora, io esaurita senza capelli. Con capelli bianchi senza capelli. Claudio se n'è andato. C'è un altro anno col figlio. È scappato via direttamente. Tu? Claudio sei scappato. Per poi rimango solo io esaurita, mi sa. Quando ero nato io il dottore, mamma mia. Dai di maschio. Madonna! Ah, posso dare la bella che fai, sei diventa calda. Ma quando c'è la scatola? Amore, è lunga. Beh, meno. Sei sincera, brava Cugge. Brava Cugge, così ti figurativa. Bella, sempre in ordine. Vai, vai amore. Sei legge. Dai, legge come legge. Senti in braccio alla nonna. Avete pensato che qualche ad un secondo nome? Anche ad un secondo nome? No, perché ma io ho secondo il nome, okay. Veramente. Non abbiamo neanche il primo nome. Perfetto. Famiglia organizzata. Mamma, mi dai l'acqua. Noi siamo quelli dell'ultimo momento. Che bello! Ci sono anche dei pannolini. Devi togliere la carta, perfetto, amore. Anche le calzine. Che carino. È tutto dentro. Sotto pannolini. la busta c'è scritto il numero dei pannolini, non quanti pannolini, il numero, la taglia dei pannolini, c'è così. Due. Sì, ok. Sotto anche le buste, così non ti sbagli. Mamma. Poi ci sono i pannolini così. Che va bene. Ah, 3 kg e 6 kg. Dovremmo vedere questi chili. Verde. Vabbè. È maschio. Cugi il video. Verde unisex. Sai come? Ma mi vanno a me queste. Scegli dove mettere l'ospedale. Qui grazie Marek. Grazie, prossima. Quale scegliete? Questa. Una girl. E questa. Allora. Vuota. Questa qua.
questa maglia. Oh, che carino! Piccina. Neutro. E poi tutti i pannolini. Che tipo. Vabbè, non tirare fuori i pannolini. 60 pannolini, ok. Sì, ma non sono mai sufficienti, pannolini, non bastano mai. Questa è la taglia 3. Rosa però, vedi? Ve lo vuoi mettere? Tu vuoi sedere? Ora! Papà, vuoi scegliere una busta? Sì. Dai, vieni a scegliere una busta. Dai, facciamo ancora una entro un amico. Dai, dai. Questa! Questa! No, 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 no. Ah, no, ah, la vostra, questa è per il culetto. La su- no, non so, è per il culetto. Uno di queste? E questo è il. Aspetta, adesso sei arrivato. Bagno con i fratelli. No. E poi pannolini. Taglia ovviamente. Ovviamente. Vai, apri tu questo, vai. Sei che per la nascita mare. L'abbiamo. Posso? C'è certo. Anche la ruste. Sì. Ho fatto vedere prima. Mangiatele, così il bambino se li mette. Quelle servono a te, papino, quando togli la tacchina del sederino. Vieni, mamma. Mamma. Servono a te. Questo. Baglia. Che carino. Secondo te, Mare, cosa sono? Per femmina o per maschio questo? Unisex. È unisex. Aspetta. Scusa. Per maschio. Anche secondo me. Grazie. Chi è che è andato dentro? Questo, scusa, cosa serve questo, Male? C'è scritto. Leggi. Grazie. Dai, a due pannolini. Ah, mamma mia, si fanno lì. Ma spostati. Mamma, apri un po'. Turna. Mirko, di due bambini. Devi comprare i pannolini, mi dici turna, turna. Facciamo un'altra festa, non ti preoccupare, prima che nasce c'è un'altra. Infatti. Cucellina, ma entra. Ok, poi apri un boy, mamma. Boy? Apri. Apriamo un boy. Altri. Oh. Questo è per me. Sì. No, l'ho persa proprio giù. Per il cassaperlo. Cosa servono quelle, Mari? Per la patatina. Servono. Basta, basta, amore, basta. Ok, sei preparato. Dai, dai. La patatina, non ho modo di dire. Piano, piano. Basta, posto. Pannolini. Basta, mamma. Ovviamente. Che belli! Questo per la mamma. Però. Notare i colori, per favore. Notare i colori, verde, rosa e oro. E oro. Come i palloncini. E poi dopo verde, rosa, oro. Oro. Ma che cazzo sta parlando? Ah! Come fanno di taglia 2 abbiamo questi. Piano, mamma. Spessi. 56 salvettine. Sa che dobbiamo aprire la casa. Facendo la pubblicità di Aghi, Mirko. Fatemi, apriamo la scatola. Adesso la apre lei. Andiamo in culo. Pannolini. Ancora pannolini. Adesso apriamo. Ancora okay. Diversi però. Dai. Pannolini. Taglia grande, 5. No, mi sembra giusto. Abbiamo 2, 3. È giusto. Ma 4 però. Vabbè. Prego, Cugio. Dai che siamo pronte a tagliare. Dai, la l'ultima. Si la apre? Io? No. Mamma. Papà o mamma? Mi sto 3 ore per decidere. Vabbè, mamma. Tanto mio marito mi sta facendo 38 telefonate. Ma io apro tutte cose. Che bella! Per l'ospedale! Anche per anche per uscire. Rosa! Rosa! Dai! Gonfiali! Oh, osservare i pochi fiocchettini, Giusto per la sera non sappiamo se è maschio o femmina. Ma sono uguali! Sono pari! Sono pari, maschio e femmina! Sì, sì. E si va fatto! Dai! Fugge, nonna! Devo contare! Apriamo noi la scatola, ecco, facciamo noi la sorpresa. No, dai, dai, stavi zitta. Basta. È pronta per il cesareo, Claudio. Per il cesareo. Ce l'avevo anche io. Oh, che bello. Cos'è? Il calco delle mani. Il piedino, poi
cos'è? Fare l'impronta della mano, ah, della vernice, è questo. Ah, a proposito di calco delle mani, sai che no, si è imbrito. Non abbiamo fatto il tempo a mettere la mano che si è imbrito. Non è siamo rimasti come vedete, okay, 3 ore per decidere la posizione, si è imbrito. Ho fatto il reso. Ho fatto il reso e col pigiama, i capelli disfatti, sveglia da boh, 20 minuti. Io tra tra poco? Tra quante ore? Tra un'ora? Tra mezza? un'ora. Mezza vado da nonna. Comunque vi dicevo che io sono sveglia da poco, tipo mezz'oretta, ho appena fatto colazione e sono ancora qui tra la veglia e il sonno, cerco qualcuno ancora di capire dove mi trovo. Sì, le fa così. E Marek sta guardando un video stupidotto su YouTube. Comunque, amore, toglilo, sì. Mamma, dai. Comunque, ragazzi, allora, chiudo questo video, iniziato il 29 di luglio, è finito oggi che è 16 settembre. Dove appunto avete visto il gender reveal di mia cugina che aspetta questa bimba. Marek, abbassa un po' il volume, mammina.
che aspetta questa bimba della quale non conosciamo ancora il nome. Proprio ieri ci siamo viste con mia cugina, siamo andate, lei doveva fare degli analisi, invece ho portato mia mamma a fare la mammografia in ospedale e siamo andate a fare colazione insieme e proprio ieri dicevamo, quindi? E lei è indecisa tra tantissimi nomi, uno più bello dell'altro, devo dire la verità, mi piacciono quasi tutti quelli che hai elencato, tranne uno che non mi piace proprio, però deve piacere alla mamma e al papà e ai bimbi ovviamente, però mi ha chiesto un parere e gliel'ho dato. Allora, avrei voluto fare questo pezzo di video già tempo fa, aspettate che faccio abbassare un po' il volume a Marek, e dicevo, avrei voluto farlo proprio il giorno stesso, perché le emozioni si raccontavano meglio, no? Era appena successo, avevo appena scoperto che era una femminuccia, è stata una festa bellissima, però appunto non ero riuscita poi a concludere il video e lo faccio ora. Sono strafelice per lei e per i bambini e vederli così contenti, ma la cosa che mi ha fatto più cioè, effetto è vedere i bambini così contenti, i bambini così, cioè, hanno visto che era una femmina, sono impazziti, mi ha fatto proprio, non lo so, mi ha riempito il cuore e ovviamente gli auguro ogni bene. Comunque, manca poco la nascita, non manca tanto. Niente ragazzi, io vi mando un mega bacione, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se l'avete magari già visto da mia cugina, non importa. Se vi ha fatto piacere riguardarlo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Ciao followings!